Nome: Luca. Matteo. Cognome: Romano. Pedersoli. Soprannome: Pede. Teo. Perché? Per gli amici Pede. Togli Matt. Sesso: maschio. Poco quindi. Età: tanti. 28. Professione: screwdriver. Studente navigatore. Screwdriver ci stavano. Il tuo hobby o passione? Le macchine. Rally. Tre aggettivi per descriverti: bello, intelligente, simpatico. Gli aggettivi non li ho fatti a scuola. Comunque dovrei essere suonato. E poi gli altri due non lo so. Falli dire a Matteo che lui è specialista in quelle cose qua. Lui è bravo. Tre aggettivi per descrivere l'altro: ingestibile, simpatico, forte. Cazzo, domandone. Non lo so. Potrei dire: meticoloso, bravo e rompicoglioni. Da quanto tempo siete insieme? In che senso? Vedi tu. Da quanto tempo siamo insieme? Mi sembra una brutta domanda. Da quanto tempo corriamo insieme? Era quella giusta? 3 anni. Come vi definireste? Definirei dipendente media holding. Assortiti. Tra voi due. Io. No, Luca, aspetta. Tra voi due. Pilota. Io. Lui. Navigatore. Io. Lui è un aspirante pilota, quindi mancato pilota e navigatore. Pignolo. Beh, io alla grande. Io. Diplomatico. Io alla grande. Straio. Creativo. Lui. Io alla grande. Polemico. Lui. Ma fai una domanda banale. Polemico lui è un po' comunista, te lo dico. La cosa che non sopporti dell'altro. Che è comunista. Ormai sopporto tutto. Se continuo a correre vuol dire che sopporto tutto, no? Chi ha più capelli? Credo io. Vabbè. Diciamo che i capelli non contano, è quello che c'è sotto i capelli, quindi ho più roba io. Chi ha più capelli grigi? Io. Sempre io, credo. Il più bello? Naturalmente io. Aggancia lui da paura, devo dire la verità. Io non lo so, ormai dal punto di vista dell'aggancio devo dire che siamo spacciati. Il più simpatico? Sempre io. Non lo so, lo lascio dire agli altri, spero di esserlo. Io mi diverto, se magari nel divertirmi faccio trasparire simpatia, bene. Il più giovane? Il sottoscritto. Dentro io, anagraficamente lui. Sei mai stato con un uomo? No, no. Oh. No. Soddisfatto o deluso? Sempre soddisfattissimo. Soddisfatto. Rally, passione o malattia? Un po' tutte e due. Passione. Divertimento o debito? Oh. Divertimento. Divertimento. Imita la faccia di Luca in prova speciale. Che ne so. Cioè dovrebbero uscire agli occhi, così. Imita la faccia di Matteo quando avete preso il muro al Marca. No! Imita la reazione di Luca quando scopre di aver fatto un tempo superiore a quello che voleva. Managgia. Porca troia. Il tuo piatto preferito? Cotoletta alla milanese con patatine fritte. Spiedo bresciano. Al secondo posto, spiedo bresciano. Cosa sarebbe? Polenta rosei. Ti piace cucinare? Mi piace mangiare. Abbastanza. Chiudi la rima. Sono sicuro che questo campionato, comunque vada, sarà un successo. Sarà decisamente. Cazzo, che poca fantasia che ho. Allora, sono sicuro che alla fine di questo campionato ci ritroveremo a mangiare un bel gelato. Magneti Marelli. Sempre prima nei rally. E siamo tutti fratelli. Film comico preferito? Ace Ventura. Tipo American Pie, quelli lì un po' stupidi. Film horror preferito? Non guardo film horror. Non li guardo, mi fanno paura. Film porno preferito? Tutti i cazzi per Mary. Biancaneve e i sette nani. Serial preferito? Pede Show. Ce n'è solo una cifra, però Lost. Canzone preferita? Tutte le hit, le summer hit. A me piacciono le canzoncine, quelle lì che ti fanno muovere, ballare, sognare. Laccio Drum dell'Itfiba. Studio video preferito? Avi Studio. Anche Cricket mia male, eh? Di all'altro qualcosa nel tuo dialetto. Te, gondena fa du tondi, eh. Ma vada via al cul. Cosa vuol dire? Vabbè, la prossima volta fai una cosa migliore. Ehi, amico, c'è da andare a fare due tondi. Parolaccia che dici più spesso? Ma vada via il culo. Cazzo. Quella che ti dicono più spesso? Ma vada via il culo. Coglione. Il passato remoto del verbo cuocere? Cotto. La so. Cazzo ridi. Cossi. Imperativo passato di perdere? Non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Imperativo passato di perdere? Persi. Io Cossi almeno l'ho detto, lui non lo dirà. Non esiste, l'imperativo passato non esiste. Collezioni qualcosa? Multe. Per mia fortuna no. Sei scaramantico? Quanto basta, mai quanto lui. Facci un esempio. Vabbè, se attraversa il gatto io parcheggio in parte, finché non passa un altro dietro sfigato, cioè non passo. Le scale sotto non ci passo, e il 13 e 17 non li voglio vedere. Se incrocio un carro funebre, cioè ho tutta una serie di rito da fare.
La tua vittoria più bella? Aosta di quest'anno. Beh, vabbè, sì, Monte Carlo del 99. La sconfitta più dura? San Martino di Castrozza dell'anno scorso. Ma non lo so, le prendo sempre abbastanza sul ridere. Poi ultimamente anche quando andiamo a muro ci divertiamo di brutto, quindi è difficile, sempre. Guarda, quando corro mi diverto sempre, quindi... Il rally che avresti sempre voluto fare? Nuova Zelanda. Non lo so, fan pensare, a meno che pensi. Acropoli, vabbè, con fatti test, ma niente che... Nuova Zelanda, sì, caprette che svulazzano, sì... Nuova Zelanda. Birra o vino? Birra. Ruinar. Cosa vuol dire? Champagne. Dolce o salato? Salato. Tutti e due, mi piace mangiare, quindi prima un bello spiedo e alla fine finiamo con una bella fettazza di tiramisù. Destra o sinistra? Centro. Sinistra. Sopra o sotto? L'importante come è esserci. Basta che non sia un uomo a chiedermelo, eh. Ah, ecco. Completa la frase. Fare l'asino in macchina sì, ma? Ma sempre di traverso. Solo in gara. Polenta e? Cos'hai? Moglie buoi, paesi tuoi. Buoi. Donna barbuta, mai piaciuta. Tira di più. Un carretto di buoi. No, il carretto tira, però c'è qualcosa che tira molto di più. Un pelo di bip o un carro di buoi? E un carro di buoi. Che un carro di buoi? Ce l'hai fatta, Matteo. Più tempo al lavoro o su Facebook? Su Facebook. La parte migliore del tuo corpo? I capelli. Le mani. Quella peggiore? Non lo so. Il naso. È vero, però. Quella più grande? Il culo. Il naso. Quella più piccola? Il mignolo del piede. Il naso. Sei fedele? Sì. Tantissimo. Sei felice? Sì. Fai un urlo. Ah! Manovra preferita? Manovra di Heimlich. Freno a mano. E in macchina? Le curve veloci. Top. Hai mai letto un libro? Uno? Mai letto? Sì, sì. Leggo. L'ultimo libro che hai letto? Autosprint. Appunti di un venditore di donne. Una cosa che non faresti mai? Andar via con un uomo. Uno sgarro, mio amico. Cosa avresti voluto fare da grande? Quello che sto facendo. Quello che sto facendo adesso. Correre con le macchine. Lo hai mai fatto in macchina? Come tutti. Sì. E su una macchina da rally? Purtroppo sì. No. La persona che stimi di più? Non vorrei fare torto a qualcuno. La persona che stimo di più? Comunque più di uno. Sono indeciso tra mio papà e mio nonno. Dove vorresti essere ora? Qui. Al mare. Ti hanno imbarazzato queste domande? Non più di tanto. Ti sei stufato? No. No, sono anche comodo, mi viene bene. Ti è mai capitato di mandare l'altro a quel paese? No, ma... Sì. Fallo ora. Matteo, ma ci piripicchia. Dai, impegnati un po'. Luca, ma vaffanculo. Faremo ancora video insieme dopo questa intervista? Spero di sì. Saluta i tuoi fan. Ciao, anzi. Ciao ragazzi.